Ragazzi, è dura, è dura! È duro venerdì! È dura il venerdì! E bevete È duro venerdì! Stasera, A stasera al circolino lo fiore beviamo, l'amaro. No, però la calma con le parole. così li ammolli Non è che c'è bisogno di pure! offendere, quanta aggressività, no? Rimortacci vostra! Vaffanculo! Rimortacci vostra a tutti, cari amici di Radio Azzurra FM. Ho Ma potuto bravo, Nicky, Pichet! scusate, Ma dovevo bravo, farlo. Pichet, che mi hai fatto gioire con il tuo saluto. No, Dovevo farlo per forza perché eri pronto. Hai fatto benissimo. T'ho visto troppo carico, allora ho detto, sto giro l'ho fatto. Sì, vabbè, ma non è che c'è bisogno di insultare, eh? Cosa succhio io ai cani? Vabbè, oh, sono tue passioni e io non Bichette, abbiamo il Ciao nuovo Ricky. campione. Sì, andate a fanculo tutti, va. Abbiamo votato da una persona, cioè lui, me, il campione della nuova. No, il campione di carica il della nuova campione della settimana nuova cacca, eh. È la cacca. Vai, Bichette. Io sono profondamente amareggiato e deluso. E farò la mia ultima puntata oggi perché Sento andrò a che Iore de qualcosa sta Se ne spingendo va in nella Spagna, pancia. ragazzi. Forse un ippopotamo. Chiaretta, se ne va in Spagna. Scusa, Chiaretta, ti voglio bene. E porta anche la mano di legno. Sono una cacca. Forse. Sei una cacca. Vabbè, guarda che c'entri anche te, eh. Assolutamente. Facciamo vedere la mia mano di legno. Povero Fede. Cazzo, ho dovuto toglierla perché Nicky aveva le termiti fuori. Forse le termi, come cazzo niente, sono? O forse sono fiori. I carli, forse cioè. Sono le chiuse Avevi i carli in casa? Forse. Sei una cacca. Forse. Sei una cacca. Forse. Sei una cacca. Ciotolo che ci guarda minaccioso. Sì. Ciotolo ti vuole mordere. Ma no, veramente sta guardando storto te. A me mi guarda come dire. Ciao amico. E ciccio che. Forse. Cioè, io fino adesso che mi giro per sbadigliare, sono proprio. Io sbadiglio in diretta. Mamma, che cosa cazzo me ne frega a me? Io faccio quello. Questa è la nostra trasmissione, facciamo quel cazzo che ci abbiamo voglia. Facciamo casino! Sì, entrino le squillo! Sento un mondo. Trombino le squillo! Questo era il nuovo campione in carica. La canzone della cacca, che sinceramente non mi ricordo neanche chi la canta. Però mi ha sfrattato. Complimenti perché ha levato dai coglioni benvenuti in Italia. No, no, ma grazie. Figurati, Bicchetto, lo sai che io ti stimo tantissimo. Guarda, oggi sono venuto solo ed esclusivamente per sentire come andava. Cioè, come andava più. Gira la ruota e compra la vocale, Bicchetto. Io giro la vocale e compro una ruota. In poche parole, volevo sentire come cazzo andava a finire la puntata di Ghost Hunter, del mitico Max Cocobello. Spieghiamo ai nostri amici come è andata la prima puntata, per chi non ha sentito. Praticamente sono in questa villa del nord Italia. Forte, hanno scoperto. Wait, sei forte, sei ragazzi. Forte. Hanno scoperto che questa villa è del mitico Adriano Celentano. Sei forte. Quindi i nostri John e Rick adesso stanno scendendo nello scantinato della villa. Sì! Perché sentono dei rumori particolari. Andiamo subito ad ascoltare. Vai, Max Coccobello! John, ci penso io allo strumento, come al solito. Sì, meglio che lo prendi tu, che sei pratica, Jessica. Ma fai piano, è molto delicato. Prenderemo quel bastardo di fantasma. Lo faremo nostro. Sì, facciamolo nostro, sì. Durante l'ispezione dei cunicoli della villa. John, ascolta. Il fantasmografo rileva del movimento laggiù. Ci siamo, ragazzi. Andiamo a vedere. Forse è la volta buona che troviamo qualcosa di paranormale. Ecco, ci siamo. Vai, Rick, prendilo, dai. Sì, lo prendo, evviva, ecco, lo tengo stretto. Ottimo, Rick. Adesso sembra giù, dai, tevi. Botte, per precauzione. Dai. Tieni, brutto cattivo. Tieni. Aia. Tieni. Ragazzi, ma aspettate, non mi sembra un fantasma questo. In effetti, neanche a me. Parla, chi sei? Ragazzi, ma quale fantasma? Sono Gianni Morandi. Gianni Morandi? Lo scrittore? Ma quale scrittore, ignorante? Il famoso calciatore, no? Ragazzi, siete fuori strada. Si tratta del famoso dottor Morandi, primario della clinica neurologica di Milano. Dai, lo conosco bene. Ma quale scrittore, calciatore e dottore? I matti siete voi, che mi avete ammazzato di botte. Io sono il famoso cantante. Mi sono perso qui sotto giorni fa dopo essere stato a cena dal mio amico Adriano. E che c***o, anche qui niente fantasmi. Andiamocene. Ehi tu, hai la faccia da dottore, pensaci. Potresti fare qualche soldo magari. Ma vai a c***are, vai. Con quelle mani la vedo. Un'altra pure entusiasmante puntata di Ghost Hunter termina qui. Arrivederci alla prossima puntata. Bel cazzo.
Grazie mille al nostro amico Max Coccobello. Minchia, oh, ce la puoi fare. Mi impappino sul cocco. Max Coccobello, che comunque hai sbagliato professione per Gianni. Sì, con perché... quelle mani, che cazzo, può mica fare il medico. Poteva fare San Carlone con quelle mani. Le hai viste le mani di San Carlone? Vabbè, ragazzi, la puntata... Torniamo seri, dai. Torniamo serissimi. Dai, e proprio dai. Noi ci riesce proprio benissimo. Ma no, manca poco, il fine settimana. Manca poco, è venerdì. Bichette, cosa fai stasera? Stasera vado un salto a Iore de Mare e torno indietro subito al volo. Perfetto, come vai? In elicottero, in aereo? Ah, vado con il mio jet privato, che cazzo dici? Perfetto, no, sennò ti facevo passare a prendere da Iron Man, che lui tanto ci ha posto. Ma no, è un barbone. Cioè, l'ultima volta mi ha chiesto i soldi della benza. Minchia, che barbone. È rimasto a piedi aggrappato a un albero. Invece, prova a indovinare io. Cosa fai? Sì, te lo chiedo. Cosa fai te stasera, Niki? Oggi è beverdì. No, è venerdì. È beverdì, quindi mi divido tra il Circus di Cureggio e se vuoi io ho una collezione di katane che e il circolino di Maggiora. Faccio un po' la Parigi da bar. No, vabbè ragazzi, questa era pessima. Ragazzi, dai. Dopo questa vi do l'autorizzazione a denunciarci. Picchiarlo a no, sangue. Voglio una querela. Denunciate Bichette. No, che cazzo vuoi da me? E mandategli i vostri insulti al 338-6453-399. Ora ci sono DJ Osso e Niki Valvano. Pensavo stessi dicendo ora ci sono io. No, e parte un coro. Ciao a tutti ragazzi. Rimortacci vostra, buon weekend. Buon fine settimana. Storia si va, balla Bichette, balla. È il coro che inizia in pista. Oh, mi si avvicina la cubista. Vieni nel privé, ti ho messo in lista. Ti va piano che con il cremano ti faccio vedere il re della pizza. Osso dammi la dance degli anni 90. Dammi la dura e Corona che canta. Voglio vedere la gente saltare. Sale, sale, non fa male. E la serata sta per finire. Non ti lasciamo andare a dormire. Tutta la pizza tende la mano. E parte un coro che già conosciamo. Sappiamo tutti come va a finire. Heidi, oh, è dal 70 che gira sta storia. Lo sanno tutti quanti che Heidi è una troia.